Gazebo e raccolta firme per dire sì alla legge su legittima difesa e no all'utero in affitto, questionari in vista delle prossime elezioni. Parte così la campagna di primavera di Noi con Salvini dell'Aquila, illustrata oggi in conferenza stampa dai tre consiglieri comunali Luigi D'Eramo, Daniele Ferella e Massimiliano Imprudente e dal coordinatore provinciale Alfonso Magliocco. Appuntamento nel mercato di Piazza d'Armi all'Aquila dalle 10 alle 13 di sabato, nella piazza della frazione di Arischia domenica alla stessa ora. Renzi e il suo governo hanno stralciato per l'ennesima volta un tentativo di modifica di questa legge, perché la difesa deve essere sempre legittima quando qualcuno si introduce all'interno di un'abitazione. Dall'altra, fra qualche giorno tornerà in discussione il testo sull'utero in affitto, a cui noi diciamo no nel giorno della festa della mamma. Poi c'è una seconda parte con un questionario che noi sottoporremo ai cittadini dell'Aquila e soprattutto delle frazioni, perché poi cominceremo anche a fare, già lo facciamo con una Arischia, ma poi ci saranno anche altre iniziative nelle altre frazioni, un questionario da sottoporre ai cittadini, quindi un momento di ascolto per capire le problematiche legate alle singole frazioni e in generale sulla città dell'Aquila. Saranno poi distribuiti questionari per raccogliere direttamente dai cittadini temi e priorità su cui costruire il programma elettorale per le prossime amministrative del capoluogo. Elezioni anticipate auspicano i salviniani perché assicurano la maggioranza del sindaco PD Massimo Cialente è oramai al capolinea. Non si comprende perché Cialente, in anni in cui non c'era il governo e il centrosinistra, ha fatto manifestazioni clamorose, il ritiro delle bandiere piuttosto che l'occupazione del casello dell'autostrada, mentre oggi, siccome c'è un governo a lui vicino, ha deciso di fare delle forme di protesta a difesa del capoluogo di regione assolutamente inesistenti, e questo dimostra che non c'è terzietà da parte del primo cittadino, cioè non si può difendere l'Aquila soltanto quando c'è un governo diverso dal proprio colore politico. L'Aquila va difesa sempre e comunque.